Ti racconto brevissimamente. A te quanto la volta. Ti racconto, aspettiamo gli altri, ti racconto in maniera proprio breve quella che è stata la nostra idea nel realizzare un po' tutti i lavori. Allora, questa sarà una piccola sala colazione. Ma diciamo l'idea è quella di utilizzarla per fare un show cooking di cucina tipica pugliese e relativa a cena, ovviamente per gli ospiti. Poi organizzeremo sicuramente degli eventi che hanno sempre a che fare con il territorio, quindi l'idea è quella di rivalorizzare tutto, arte, cultura, cucina, qualsiasi cosa riguardi la nostra città. Vi invito a seguirmi. Camera singola, allora al piano terra abbiamo tre posti letto, quindi questa è la camera singola e poi abbiamo la camera matrimoniale. Anche nell'arredamento abbiamo cercato comunque di essere sì moderni, ma comunque di lasciare dei colori, dei tessuti, di dare comunque peso al riciclo e all'utilizzo comunque di materiali che fossero anche quelli legati al nostro territorio. Dall'altra parte abbiamo la camera matrimoniale e il bagno. Questa è la matrimoniale, no? Diciamo la problematica tra virgolette che potrebbe essere posta è quella di non avere il bagno in camera, ma l'idea in realtà è quella della condivisione, quindi di un ambiente che non sia quello albergiero, ma sia un ambiente familiare in cui stare insieme e condividere. Questa è una relazione. Sì, esatto. E poi adesso sei compagno di casa. È una famiglia. Adesso andiamo a comprare e arriviamo di una carissima. Sì, credo, se mi piace una casa solo a stanza mia. Due parole per la camera. Sonia,
Ovviamente anche in questo ambiente abbiamo mantenuto sempre colori caldi, insomma lo stile è sempre lo stesso, anche se non so se avete notato non sono identiche le stanze, sono tutte diverse tra di loro, però diciamo il format tendenzialmente è lo stesso. Ovviamente noi abbiamo badato anche alla sicurezza con insomma, gli estintori, abbiamo rispettato comunque tutte le norme. Molto accogliente. Okay. Adesso facciamo una benedizione al secondo piano, diciamo, di questo immobile. Noi poi dopo scendiamo giù e facciamo con il piano terra quando c'è qua. Allora, con Felice diamo spazio in un modo molto di questo. Dove saranno gli eventi? 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 Dove saranno Prego, prego, così okay, grazie. Abbiamo un ricordo abbiamo, di Don abbiamo, Felice. Qui, adesso qui dobbiamo fare la benedizione. Ah, certo. Ok, grazie. Disposizione. Don Felice, sta qua? Mi piace innanzitutto spiegare cos'è una benedizione brevemente, no? Sembra un atto magico. Se no. Già la parola benedire, dire bene. Quando diciamo che il Signore benedice significa che il Signore, potremmo dire alla lettera, dice bene, mio, cioè è contento di quello che si realizza, di quello che si sta facendo, di quello che operiamo. Quindi è la vicinanza del Signore quando le cose sono, come dire, permettono la realizzazione di progetti, il progresso del bene comune, la possibilità di lavoro, la possibilità di recupero di edifici, la bellezza della città che cresce, che va avanti. Ecco, non può che essere contento di quello che noi operiamo e facciamo per il bene comune. Ecco, questo è il senso. Quindi non solo è contento di noi, ma ci sostiene. Noi ci affidiamo a lui perché sostenga questa attività che si va ad iniziare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, innanzitutto rendiamo lode e gloria a Dio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e Dio con la sua sapienza infinita e la sua bontà senza limiti, illumina gli occhi perché aprono nuove vie di realizzazione, perché l'uomo possa pienamente realizzare il suo progetto. Tutto quello allora che serve per la valorizzazione, la dignità dell'uomo e della persona, della comunità umana, vede in Dio il suo sostegno, la sua forza e il suo aiuto. E noi affidiamo quest'opera alla sua bontà di Padre misericordioso. Preghiamo insieme, mirabili sono le tue opere, Signore. Mirabili sono le tue opere, Signore. Benedetto sei tu, Signore, sapienza eterna che illumini l'ingegno umano e accompagni con la tua benedizione il cammino della civiltà. Preghiamo. Mirabili sono le tue opere, Signore. Benedetto sei tu, Signore, che attraverso le realtà visibili
ci inviti alla scoperta di quelle invisibili. Preghiamo. Mirabili sono le opere del Signore. Benedetto sei tu, Signore, che ci spingi ad esplorare nuove vie, l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande, perché in ogni cosa cerchiamo te, unico nostro bene. Preghiamo. Mirabili sono le opere del Signore. Affidiamoci alla bontà di Dio nostro Padre con le parole di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Guarda con bontà i tuoi figli, tuo Padre, fa che questo frutto di impegno, di lavoro, diventi uno strumento di promozione per tutti. Alimenti la carità, diffonda la giustizia e la tua gioia. Favorisca e consolidi quella pace che ha in te il suo inizio e la sua pienezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Diciamo Ave Maria la Madonna, chiediamo a lei. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Noi e la nostra vita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Oh. Grazie. Stendendo la benedizione, teniamo. Noi dobbiamo andare a vedere la stanza. Organizzati, che ho visto la discesa. Finite? Le stanze sono finite? O c'è l'altro piano? Finite, no, no. Merito a chi merita. Mi raccomando, attenzione alla scala. Alla pensione di scala. Non ho messo... io dico già alle ragazze di passare il sabato, sì, ci sono già due ragazzi messi lì, ancora Tony Minuto devo stare sopra, no, se devono venire a vedere, sono di mio nonno, questi vasi, questi grossi qua, li abbiamo tutto fatto riciclato, poi questi vasi abbiamo fatto un lavoro, un lavoro, buon lavoro, dei minimi dettagli, benissimo. Apprezziamo. Adesso che devono fare il discorso? Sì, adesso andiamo a giocare. Vai. Lo faccio solo sta foto. Vai, salve. Signore,
sempre operare per il bene comune e per la crescita di questa nostra città e comunità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.